Una manciata di minuti di navigazione è lo spazio di tempo che si impiega dal porto di Sestri Levante per raggiungere questo piacevole punto di immersione. Convenzionalmente, questa viene definita da molti diving center del Golfo del Tiguglio come l'immersione sul cargo, perché ciò a cui si va a far visita è il relitto di una nave originariamente destinata alla pesca oceanica. Dopo essere stata requisita dalla Marina Militare tedesca e riconvertita in cargo armato UJ-2207, il suo compito era quello di scortare e difendere i mercantili, incarico che si interruppe il 19 novembre del 1944 a causa di due siluri nemici. Lasciamo la cima di discesa per dirigerci verso una delle due scalette laterali che dalla coperta conducono al piano di calpestio della prua. Saliamo quella di dritta. Tutto è rimasto in buone condizioni. Ancora sul piano di prora notiamo un'ampia apertura che lascia intravedere parte del vano sottocoperta e poco più avanti un passo d'uomo che conduce nella stessa zona. La prua, stretta e affusolata, scorre davanti ai nostri occhi. Il tagliamare affilato come un rasoio, gli occhi di cubia all'interno dei quali scivolavano le catene delle ancore, fino ad arrivare in coperta dove la sagoma imponente dell'argano cattura nuovamente la scena. Decidiamo di dirigerci a poppa. Lungo il cammino osserviamo ciò che rimane dell'armamento che originariamente era di gran lunga superiore a quello rimasto. A noi non ci resta che ammirare i supporti su cui erano alloggiate armi di piccolo calibro. Proseguiamo, ma a questo punto il relitto si interrompe bruscamente, come se le lamiere fossero state colpite da una gigantesca mannaia. Un sedimento fine ed impalpabile, mosso da una leggera corrente, avvolge ogni cosa. Notiamo quello che resta del cassero, con tanto di boccaporti e corridoio. E dal centro una caldaia, probabilmente riconducibile alla sala macchine. I rottami ci conducono ad una grossa struttura che da lontano sospettiamo essere la poppa. Lo scopriamo in verità solo ora, quando giunti a ridosso dell'esterno della murata, il suo profilo ci appare chiaro e netto. Non sono più visibili né l'elica né la pala del timone. Nonostante la tremenda esplosione, lo scafo si è comunque adagiato sul fondale pianeggiante, mantenendo la posizione di navigazione. Il tempo di fondo che abbiamo pianificato sta per scadere. Ripercorriamo quindi il tragitto a ritroso, superando nuovamente il punto di risalita per andare a visitare quanto ci eravamo ripromessi: il vano sottocoperta di prua. Vi si accede attraverso un ingresso posto tra le due scalette.
Quello che maggiormente ci attrae sono i giochi di luce che si creano tra i meandri semibui di questi ambienti. Piccole scenografie che con l'inserimento dell'elemento umano danno un tocco in più di fascino all'atmosfera che caratterizza il relitto. Proseguendo la perlustrazione per tutta la lunghezza, si sbuca nuovamente sulla coperta, oltre l'argano salpa ancore di prua. Ma ormai è ora di risalire. Il viaggio a bordo dell'Islande si è esaurito.